Guidare in stato di ebbrezza è pericoloso, lo sappiamo tutti. Ma lo sapevi che vale anche per chi va in bicicletta? Un ciclista in stato di ebbrezza è meno lucido e concentrato e quindi più propenso a commettere errori. Può perdere l'equilibrio, urtare altri ciclisti o pedoni o addirittura essere investito da un'auto. Inoltre, un ciclista in stato di ebbrezza è più difficile da vedere per gli altri utenti della strada perché è meno visibile e più imprevedibile. Gli incidenti causati da ciclisti in stato di ebbrezza possono avere conseguenze gravi, anche mortali. La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i ciclisti possono essere punibili per il reato di guida in stato di ebbrezza. Questo perché anche la bicicletta è un veicolo e la guida di un veicolo in stato di ebbrezza è pericolosa per la sicurezza stradale. Se vieni fermato dalla polizia mentre guidi in stato di ebbrezza, potresti essere sottoposto al test dell'alcolemia e se il test risulta positivo, potresti essere arrestato e denunciato per il reato. Quindi se hai bevuto, non guidare la bicicletta. È pericoloso per te e per gli altri. Condividi questo video con tutti i tuoi amici. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi. Attiva la campanella per ricevere le notifiche quando pubblico un nuovo video. Ma soprattutto, scrivici nei commenti qui sotto cosa ne pensi.